non saranno biancorossi, ma saranno neri come i carboni e rosso come il fuoco che bolle dentro di loro. Il Rimini asfalta il Sasso Marconi con una cinquina da paura, a completare una settimana in cui tra granamiche e bolognesi sono arrivate ben 9 reti all'attivo. Alla faccia di chi criticava Mister Bonaventura che zitto zitto viaggia a quota 9. Magari non sarà pera, ma il suo marchio arriva sempre nei momenti più importanti. E pazienza se la curva, nonostante un regalo anticipato, aspetta ancora Babbo Natale per la maglia biancorossa, che è in arrivo, ma serve pazienza. Con la pazienza che ha il Rimini quando lascia solo per una manciata di minuti iniziali, al Sasso Marconi la possibilità di credere nell'impresa, specie quando Scotti in uscita su Noselli si infortuna ed è costretto a lasciare anzitempo il campo. Al suo posto entra il portierino Mignani, che aggiunge altri minuti nel suo score personale di stagione. Ma signori Sinassi e signorini d'eleganza, va via sulla fascia arrivando sul fondo prima di essere chiuso dalla retroguardia avversaria. Pericolo scampato ma rimandato. Al 26esimo infatti Minelli si trasforma in Manoelli, raccogliendo con la mano un cross di Valeriani. Per il direttore di gara trattasi di espulsione e di rigore per il Rimini. Dagli 11 metri Bonaventura trova il tempo giusto per spiazzare Farnier e regalarsi l'ottava meraviglia di stagione, ma questa volta il gol vale doppio dato che arriva contro l'ex capolista. Lo stesso ex Forlì prende fiducia e dona a Cicarevic il possibile pallone del raddoppio, ma l'attaccante vede la propria conclusione sporcata dalla difesa avversaria che favorisce Farnì nell'intervento. Cicarevic non si arrende, ma se non trova gli ospiti e regali la gioia del gol sulla propria strada, incontra un certo Scott Arlotti che evita il passivo pesante. Lo stesso attaccante prova a farsi perdonare, ma la mira qualche minuto dopo è da rivedere. Il raddoppio perviene però prima della fine del tempo, quando Cicarevic ricambia il favore al partner offensivo Bonaventura, che scarica il pallone sotto l'incrocio dei pali. Golasso verrebbe da dire, ma quello che piace soprattutto alla gente è l'approccio al match dei propri beniamini, che entusiasmano con giocate di ottima qualità. E intanto per Bonaventura sono 9 i centri stagione. 2-0 e fine dei giochi? Neppure per sogno, la regola Boskov viene abolita da Rimini, perché se è vero che gli avversari in 10 giocano meglio, per il Sasso Marconi non è così. Il Rimini con Arlotti sfiora il tris, Farnì risponde da campione. Arlotti, ma Edomo si ripete con un colpo di testa che sfila di poco lontano dal secondo palo. Il duello a distanza tra i due continua quando 60 secondi più tardi l'estremo ospite è costretto agli straordinari per evitare un passivo ancora più pesante che rischia di materializzarsi quando proprio dal corner Bonaventura centra un palo clamoroso. Ma Farnè e i compagni non reggono l'urto e Arlotti al 65esimo è finalmente libero di urlare la propria gioia trovando il diagonale vincente che ghiaccia definitivamente la partita mandando i Rimini in paradiso. 3-0 e chi li ferma più? Allo spettacolo vuol partecipare anche Adrian Ricchiuti, e che spettacolo sarebbe senza il suo pallonetto la Maradona data la distanza? Farnì risponde presente. Quando qualcuno si alza per andare a casa, contento già dello spettacolo visto, viene prontamente bloccato, perché il ragazzo del Pony Express, Luca Valeriani, pronto a spostarsi da un posto all'altro, è pronto, scusate la ripetizione, ad infilare per la quarta volta Farnì, raccogliendo a due passi una sua respinta corta sul colpo di testa di Cona. La curva est, nel frattempo con ironia, espone lo striscione per la maglia a scacchi aspettiamo Babbo Natale. Ma in verità il suo Babbo Natale il Rimini ce l'ha già in campo. Ogni tocco di palla è un dono per un tifoso, uno spettacolo per un bambino e chi se no? Adrian Ricchiuti non indosserà in occasione di vestito biancorosso, ma dopo tutto l'abito non fa il monaco, specie quando è rovesciata fa gridare a gol raccogliendo applausi a scena aperta. Finale, Lighini ci prova su punizione, ancora Farnè mette in corner alzando sopra la traversa. La cinquina biancorossa arriva però al 37esimo della ripresa quando Signorini entra nel tabellino marcatori ribadendo in rete la risposta di Farnè alla sua prima conclusione sul servizio, manco a dirlo, di Adrian Ricchiuti. Proprio all'89esimo Ricchiuti ci prova al volo dando ancora spettacolo ma non trovando lo specchio della porta. Cinquina la seconda in classifica e ora forse è il caso di dirlo rispondendo alla curva. Buon Natale e felice anno nuovo anzitempo anche a voi.